Una cara persona, Pino Caruso, eccolo qua, carino. Con il suo diario sicuro nella trasmissione di varietà che Domenica Amici alla fine degli anni 60, Pino Caruso era arrivato alla grande popolarità grazie alla TV, facendo conoscere e apprezzare la lingua siciliana. Ma aveva debuttato come attore drammatico nel 1957 al Piccolo Teatro di Palermo, la sua città. E ho fatto l'attore per campare. Quindi quello è un mestiere che ho fatto per vivere. Poi tra l'altro io comincio come attore drammatico perché essendo povero, magro, mi hanno detto lei non può fare che l'attore drammatico. Così 2 anni fa si era raccontato nel programma di TV 2000 Siamo Noi, dove aveva parlato dei suoi libri, aforismi, riflessioni, storie, persone, personaggi e ragionamenti sullo stato attuale del mondo. Non è la politica che fa la realtà, ma è la cultura, un paese come lo fa la gente. Sì, perché Pino Caruso non è stato solo un attore di teatro, di cinema, di fiction, comico, cabarettista, uomo di spettacolo, ma anche un autentico scrittore, appassionato di libri, opinionista di satira, politica e costume. Lo scrittore è un bugiardo che dice la verità. Un artista, un uomo intelligente, fine e ironico, che ha saputo farci ridere, ma anche riflettere. Facciamo la mano!